17 febbraio. La Procura di Bari chiede gli arresti domiciliari per Alberto Tedesco, parlamentare del PD ed ex assessore alla sanità nella giunta di Nichi Vendola in Puglia. Che cosa fa Tedesco? Perché diventa assessore alla sanità? Diventa assessore regionale alla sanità perché, spiega oggi Vendola, gli fu indicato dal Partito Democratico, in particolare dai dalemiani, ai quali Tedesco era molto vicino, come la massima eccellenza in fatto di esperienza in tema sanitario. Come direbbero a Roma, te credo, nel senso che la famiglia di Tedesco, i figli, hanno in quel periodo, e credo ancora oggi, 3 aziende nel settore delle protesi ortopediche. Chi ha una società che produce protesi ortopediche ha un unico cliente, la regione, le ASL. A questo punto uno dice: sarebbe questa la novità della politica di Vendola, eccetera, prendere un vecchio craxiano riciclato nei dalemiani e metterlo all'assessorato più importante e più dispendioso come voce di bilancio della regione? È questa la ventata di rinnovamento? 3 anni dopo essersi insediato, Tedesco è indagato per numerosi reati, fra i quali corruzione, e deve dimettersi. Tedesco, appena giunge notizia che è indagato per la mala gestione della sanità regionale, 2 anni fa viene a smettere di fare l'assessore. Che cosa fa? Attende pazientemente il processo per dimostrare la sua estraneità alle accuse? No. Passa direttamente dalla giunta regionale al Senato della Repubblica, con un bel escamotage. Nelle fila del PD si è infatti liberato un seggio a Palazzo Madama, lasciato vacante da un senatore passato in Europa. Tedesco prende il suo posto e viene quindi a godere dell'immunità parlamentare. E cosa dice Vendola, intervistato da Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano? Tedesco: mi era stato rappresentato come l'unico profilo di alta competenza sull'intricata sanità pugliese. La mia parola e il mio sguardo mi parevano un deterrente sufficiente per chi avesse intenti meno che leciti. Cioè, Vendola ti guarda in faccia, ti parla e da quel momento tu diventi immune da tentazioni. Questa è la presuntuosa visione della politica che ha Vendola, quindi potrebbe nominare anche, che ne so, Al Capone, perché poi basta guardarlo e parlargli e quello diventa buono. È come San Francesco con il lupo di Gubbio. Il problema è che qua il lupo perde il pelo ma non il vizio. E infatti Vendola dice: magari sono stato presuntuoso, ma penso che chi lavora con me non possa essere sfiorato da dubbi disonesti. E invece è quello che è esattamente successo, quindi non funziona lo sguardo. Ma ammettiamo che lui si convinca che il suo sguardo miracolerà Tedesco e lo libererà seduta stante da tutti i conflitti di interessi. Benissimo. All'inizio del mandato Tedesco mi diede garanzia che avrebbe sciolto il conflitto di interessi. Ecco, Vendola lo guarda, l'altro garantisce e da quel momento si scioglie il conflitto di interessi. Bene, un mese dopo che l'hai nominato, vuoi verificare, non ci vuole la CIA per verificare se le società della famiglia Tedesco sono ancora della famiglia Tedesco, oppure se sono passate di mano, perché o le ha vendute e allora ha risolto il conflitto di interessi, o non le ha vendute e allora il conflitto di interessi c'è ancora. E devi aspettare la magistratura per scoprire che non le ha vendute 2 o 3 anni dopo? O lo potevi fare semplicemente con una visura camerale o chiedendoglielo? Le hai vendute o non le hai vendute? Qui c'è da domandarsi se Nichi ci è o ci fa. Ho l'impressione che ci faccia, perché l'uomo è tutt'altro che stupido. Penso che stia facendo il furbo su questa questione di Tedesco e che non se la possa cavare con così poco, fermo restando che Vendola è onesto, che non prende soldi, onesto nel senso che non prende i soldi, ma intellettualmente onesto è un'altra cosa. Nel marzo 2010 era stato arrestato anche il vicepresidente della giunta Vendola, il PD Sandro Frisullo. In cambio di soldi e prestazioni di escort aveva dato appalti a Giampaolo Tarantini, già noto per aver portato Patrizia D'Addario e altre squillo nelle residenze di Silvio Berlusconi.
La sanità pugliese, inoltre, è in forte perdita. Ha un deficit di 1 miliardo di euro, l'1% del bilancio della sanità nazionale. E la domanda è: ma è possibile che per andare allo scontro finale con l'uomo dei conflitti di interessi, cioè con Berlusconi, il centro-sinistra possa presentarsi con la faccia di Vendola, cioè uno che, dovendo nominare l'assessore alla sanità all'insegna del rinnovamento, mette proprio quello che era il simbolo del conflitto di interessi nella sanità pugliese?